che ha posto l'accento su un argomento sul quale noi stessi finora, almeno in termini pubblici, abbiamo lavorato poco e ci ripromettiamo di farlo. Noi siamo stati obbligati dalle vicende lombarde e italiane a concentrare la nostra attenzione su uno degli aspetti della sanità, e cioè la questione della cura. Marco ha posto l'accento su quello che c'è prima e che ci dovrebbe essere prima, che è la prevenzione, ed è la prevenzione primaria. Anche sul dibattito politico generale che c'è oggi, la domanda che viene è: quanto si investe per evitare di dover poi spendere tantissimo di fronte a disastri ambientali o disastri che colpiscono la salute pubblica, come quello di Parabiago e via dicendo, recenti? È un tema importante. È chiaro che l'attenzione pubblica è sulla cura, perché uno si accorge dell'importanza della salute quando sta male. Però io ricordo sempre, molti di voi l'hanno già sentito, che nell'antichità i medici cinesi erano pagati di più in relazione a quanti meno cittadini a loro affidati si ammalavano. Ecco, almeno culturalmente sarebbe bene tornare a questa impostazione. La giornata di oggi si svolge su due terreni fra di loro comunicanti: lo scenario nazionale, su cui ci concentreremo soprattutto la mattina, e poi un intreccio interessante tra lo scenario globale e quello regionale. Nel pomeriggio, inizierà con l'intervento del professor Stefano Vella, fino a poche settimane fa presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA, che forse ve lo ricorderete, si è dimesso dicendo: non posso svolgere un ruolo medico-sanitario di così elevata importanza sul mandato di un governo che trattiene i migranti sulla nave 18 senza interessarsi nemmeno del loro aspetto sanitario, e si è dimesso. E noi l'abbiamo invitato qua a parlare di salute globale, e cercheremo di vedere gli intrecci tra la salute globale e quello che avviene a livello regionale, perché i meccanismi di privatizzazione non si fermano in Lombardia, non si fermano in Italia e non si fermano neanche a livello nazionale. Io interverrò poi nel merito nel pomeriggio. Stamattina voglio solo sottolineare due o tre cose. Prima questione: può sembrare staccato, ma non tanto. L'attacco alla salute e alla sanità pubblica oggi avviene anche all'insegna del dobbiamo risparmiare, dobbiamo contrarre la spesa pubblica, solo che poi si procede con tagli generalizzati. Riporto solo un elemento di cui oggi non discuteremo, ma che chi ci segue 37.2, la trasmissione di Radio Popolare, ha sentito tante volte, e cioè la vicenda inerente alla questione dell'INPS e il fatto che abbiamo scoperto che tra gli incentivi per il triennio 2018-2020 ci sono tre punti sui quali i medici costruiscono i loro incentivi, che si aggiungono allo stipendio, e uno di questi è testualmente revoca delle invalidità civili. Cioè l'INPS, in nome del risparmio sulla spesa pubblica, testuali parole, e devo dire per forza le testuali parole, perché lavorando pur come esterno lì, se dico una parola sbagliata sono licenziato un minuto dopo, prevede che l'incentivo è correlato alla revoca dell'invalidità civile. Non è mai avvenuta una cosa del genere in Italia. Il cittadino davanti alla commissione di invalidità può avere in testa il fatto che magari non è giudicato solo in base alla sua condizione sanitaria, ma in base al fatto che se gli viene tagliata l'invalidità aumenta il monte premi incentivo, che poi viene diviso tra i medici strutturati a livello regionale. Per essere precisi, nel 2016 l'INPS ha speso oltre 20 milioni in premi per i medici, cioè extra salario, incentivi, 20 milioni. Secondo la INPS stessa,
questo suddiviso per i medici strutturati significa 39.800 euro e qualcosa all'anno per i medici strutturati in termini di incentivi. La questione della revoca del vertice civile ovviamente è uno degli incentivi. Abbiamo sollevato il problema ritenendo che fosse contro qualunque aspetto deontologico. A quel punto, quando dalla radio siamo passati al Fatto Quotidiano, hanno risposto i sindacati, USB, CGL, CISL, UIL, il sindacato interno dei medici interno all'INPS che aveva già evidenziato questo problema. Poi ha risposto l'ordine dei medici con due note durissime dicendo che è contro la deontologia medica. C'è stato un Twitter che ha riproposto lo stesso tema da parte del ministro della salute. C'è stata un'interrogazione alla quale il governo ha risposto: sì, effettivamente è un fatto illegittimo, lo cancelleremo nel prossimo contratto dal 1 gennaio 2021. È inaccettabile. Se la questione è illecita e illegittima, va cancellata immediatamente. Abbiamo sollecitato altre interrogazioni, abbiamo chiesto a trasmissioni televisive nazionali di affrontare questo tema. Io dico anche che sono molto rimasto male del fatto che degli oltre 300 medici strutturati che sapevano che il loro incentivo comprendeva anche questo, non uno ha fiatato. Ci sono lettere di medici esterni, cioè che come me lavorano come esterni, ma non un medico strutturato ha detto: io questo incentivo non lo ritiro. I sindacati hanno detto: noi chiederemo di non ritirarlo e di rimettere in discussione. Vediamo. Però abbiamo rotto un'omertà. Tra l'altro, anche da un punto di vista economico è una follia, perché poi le persone fanno ricorso e l'INPS perde la stragrande maggioranza dei ricorsi dovendo pagare pure le spese legali. Mi sembrava doveroso sottolineare questo aspetto perché fa parte di un malinteso taglio della spesa pubblica, che alla fine trasferisce semplicemente spesa pubblica in spesa out of pocket nelle famiglie che poi devono intervenire per coprire quello che non viene coperto più dall'ente pubblico. Preciso, tutto questo non c'entra assolutamente nulla con la questione dei falsi invalidi, perché noi medici già quando facciamo le visite dobbiamo cercare di vedere se c'è il falso invalido o no, e proprio recentemente sono stati denunciati alcuni casi dai medici interni. Seconda questione che volevo accennare in questa introduzione, è uscita sui giornali 3 giorni fa, ma eravamo stati chiamati da alcuni consiglieri regionali come consulenti, sempre gratuitamente, per cercare di inquadrare la questione, quella dell'intramenia allargata. Non spendo tante parole, faccio un esempio che renderemo poi pubblico tra 2 o 3 trasmissioni a 37.2. È accettabile che un medico primario dipendente di un ospedale pubblico molto conosciuto a Milano faccia l'intramenia all'interno di un altro grande ospedale privato milanese e la fa come intramenia allargata del suo ospedale pubblico? La persona ha telefonato, ha fissato l'appuntamento, gli hanno detto che il luogo gli veniva comunicato per email, è arrivato l'email e il luogo coincideva con un grande ospedale pubblico. E alla fine di quella visita è stato detto a questa persona che doveva procedere con un'operazione. E il primario, dipendente pubblico, a cui sono pagate le ferie e la malattia dall'ente pubblico, e chi visitava sotto l'ombrello dell'ente pubblico una struttura privata, ha proposto l'intervento nella struttura privata. Ecco, questa, in base alla nostra esperienza, è l'intramenia allargata. Non posso fare il nome dei due ospedali della persona perché il soggetto, il protagonista, è ancora ricoverato. Quando esce, mi ha liberato da segreto professionale. Allora, non può essere questo il modo con cui si cercano di tenere, tra virgolette, i cervelli nella sanità pubblica. Si deve lavorare anche sul rafforzamento della deontologia, dell'attaccamento a una missione estremamente importante che chi lavora nel campo della salute svolge quotidianamente.
altrimenti noi costruiamo un pubblico che sorregge il privato e che lavora per il privato. E intanto siamo sommersi da mail, da telefonate, da sms di persone che dicono: non possiamo più curarci, non abbiamo i soldi, dobbiamo pigliare. Terzo e ultimo punto in questa premessa, non è mia e quindi lo leggo. Sono un'abbonata a Radio Popolare e segnalo un episodio che mi ha indignato in merito proprio alla vicenda dei malati cronici. Ho ricevuto una telefonata la scorsa settimana da parte di un interlocutore che si è così espresso. La chiama a nome del suo medico di base per convocarla martedì mattina perché il dottore vuole inserirla nel nuovo database della regione Lombardia per i malati cronici. Preciso di non aver aderito al progetto. L'interlocutore mi chiede sorpreso: ma sa di cosa si sta parlando? Io preciso che conosco bene la delibera cronici e che trovo scorretta la convocazione di una persona che non ha aderito alla lettera della TS. Chiede inoltre perché gli è stato dato il mio nome. C'è un problema di riservatezza. Il mio nome ce l'ha il medico, lei chi è che mi chiama? Non si qualifica ma mi ripete tutto da capo che chiama a nome del mio medico. Chiudo la comunicazione. Che interpretazione dare? Non vorrei litigare direttamente col medico perché logisticamente è molto comodo per me, anche se la mia fiducia nella sua persona è calata molto. Non so chi denunciare il comportamento, in quanto penso che sia ATS che Regione Lombardia siano tra gli ispiratori. Cari saluti, Marina, un'abbonata. Purtroppo questo è solo la segnalazione scritta meglio che ci è arrivata. Ma nella stessa direzione ce ne sono altre. E quindi c'è un grosso problema di riservatezza di cui tante volte abbiamo parlato, forse non a sufficienza, ma c'è anche una pressione indebita rispetto a una scelta che le stesse delibere regionali lasciano alla singola persona, che poi quando uno va a visita il medico possa parlare con lui, esprimere il suo parere in una direzione o dell'altra, ci sta assolutamente, ma che uno venga convocato da un soggetto terzo per firmare un contratto privato tra singolo e gestore è una cosa assolutamente inaccettabile. E anche di questo quindi discuteremo. La mattina è sui temi nazionali. Come vedete, purtroppo non è presente il professor Valerio Nida, che mi ha avvisato ieri sera a mezzanotte e mezza che era rientrata a casa da un dibattito pubblico a Busto Arsizio e che aveva l'influenza. Stamattina mi ha confermato che non è in grado di venire. Poi penso che visto il titolo del convegno Campania morte per il Servizio Sanitario Nazionale punto di domanda, forse Valerio ha pensato meglio proprio cercare di bloccare subito l'influenza perché non si sa doveva finire, quindi facciamo gli auguri a Valerio per una veloce guarigione. Non sarà con noi, mentre invece tutti gli altri relatori annunciati, compreso il sindaco, saranno con noi nella giornata di oggi. Faccio solo due annunci di servizio. All'entrata, non so se c'è qualcuno, ma mi rivolgo ai miei studenti del corso universitario, c'è il foglio delle presenze, quindi sapete la presenza non è obbligatoria, ma gli studenti del mio corso che ci sono mettono la firma, così poi i temi di oggi rientrano nel programma del corso. All'entrata abbiamo messo anche alcuni materiali molto interessanti. Una lettera, che non leggeremo oggi, di un medico di medicina generale rivolto ai suoi pazienti, in cui spiega le sue ragioni, spiega perché lei non è diventato un gestore. È scritto con un tono che ci ha coinvolto molto, ne abbiamo fatte tante copie e vi chiediamo di prenderla, di leggerla, se siete d'accordo, di consegnarla al vostro medico curante. La lettera è firmata, abbiamo ovviamente l'autorizzazione della collega che purtroppo oggi non è qui perché è per motivi familiari a 1000 chilometri di distanza in Calabria, però ci ha consegnato la lettera. No, perché volevo dire che io sono un medico di medicina generale
vengo qui apposta a dire che non ho aderito, non ho mandato la lettera, però mi sento sempre più sola. Perfetto, lì c'è un punto di riferimento di un altro medico che perché noi lo non si sente sola. I nostri pazienti vengono su. Perfetto, oggi pomeriggio poi ne discutiamo, però volevo dire che lì c'è la lettera. Seconda questione, al banco c'è, abbiamo riprodotto un volantino frutto di un lungo lavoro dove in una pagina sola abbiamo raccolto le principali ragioni nostre di critica a questa delibera, a queste delibere regionali, anche quelle da prendere, può essere riprodotte, eccetera. Allora, veniamo ai lavori della mattina. Abbiamo tre ospiti illustri che vengono da fuori, due vengono da fuori Milano e veramente di alto livello per la competenza e la storia professionale che hanno. Diamo la parola prima di tutto al professor Giorgio Cosmacini, medico, filosofo, insegna all'Università di San Raffaele qua a Milano, ha recentemente pubblicato un libro che è stato presentato a Palazzo Marino sulla storia della sanità a Milano nei secoli precedenti e lo dico io, spero di non mettere in imbarazzo, ma è un dato reale, è oggi il più importante storico della medicina che noi abbiamo nel nostro paese. E della sanità. Lo sapevo che mi avrebbe corretto, l'ho detto prima, ma non sono riuscita a contenerlo. Medicina e sanità non possono essere disgiunte. Ecco, noi abbiamo chiesto a Giorgio Cosmacini di parlare di un tema molto particolare, ma che a noi sembra venga prima di qualunque altra relazione di comunicazione. Il medico della persona nell'era tecnologica. Quindi è un grande onore per noi darti la parola. Grazie.